creditori attenuanti, per prima una notazione, è vero che io sono contento quando vengo qui, infine dottor D'Abril se ne è accorto, perché? Perché io sono milanese, sono stato a Milano fino a quando ho insegnato a Palermo, poi piano piano, mancanza di tempo, necessariamente ho dovuto diminuire e rarefare gli impegni milanese, e poi viceversa a Palermo invece anche nell'attività culturale sono andati aumentando, ineluttabile questo. Io mi trovo benissimo a Palermo, sono contentissimo, quindi non sono in esilio, però mi dispiace di essere diventato dal 98 in poi semi estraneo alla mia città, se non quando la Casa della Cultura mi chiama, oppure il Centro Culturale Protestante, perché sono valdese, e quindi mi fa sempre piacere venire da voi. E noi ne approfittiamo. E quindi, perché sempre milanese sono, anche se ben innestato, spero, innestato felicemente a Palermo, che mi ha consentito anche di riprendere del tempo, non solo perché uno fuori dalla città ha più tempo per scrivere, ma quelle cesure che spezzano quella continuità. Quando vado in cattolica, ho segnato 23 anni in cattolica, e vedo le persone, i cari amici anche, che vanno sempre uguali alla sala di consultazione, come prima, ma più curvi, più banchi, in un continuo, so di essere stato più fortunato da questo punto di vista, di aver avuto una continuità spezzata. Il tempo è il suo interno, diciamo subito che l'interno del tempo per me è il suo nucleo intensivo di potenze attuative, insito nella coscienza dell'individuo e insito nello spirito, chiamatelo come volete, in qualcosa che scorre, nel filo che scorre nella storia e anche nella natura, l'interno. Il concetto in prima battuta rimane indeterminato, ma fa capire subito una cosa, questa, e la seconda, a mio parere, a parere di una tradizione che risale a Platone, che si continua con Plotino e tutto il platonismo classico, quindi col platonismo cristiano, non citiamo Agostino, che so chi è che sarà, lui sarà. Agostino a me non è che sia simpatico, però è importantissimo, è profondissimo. Dopodiché Agostino è stato anche un personaggio terribile, è opposto. Agostino o della coincidenza degli opposti, si può dire, quindi chi ne propone di Agostino solo un lato fa un'operazione assolutamente deprecabile, perché lui non si lascia racchiudere come Kurt Flash Agostino la logica del terrore. Certo, però c'è una logica del terrore, perché è vero che l'idea delle persecuzioni degli eretici lui era già iniziata, ma lui l'ha sistematizzata, quindi a lui deve questo. E quindi, lasciando perdere il riferimento a Agostino, c'è una tradizione che si snoda dal Platone al platonismo classico, al platonismo cristiano, si rinnova in età moderna con Cartesio, Leibniz, Kant, Hegel, quindi nei percorsi della fenomenologia trascendentale, dell'esistenzialismo, dell'ermeneutica, della ragione dialettica, l'hegelomarxismo, e giunge a noi. Questo, cosa hanno in comune tutti questi? Il tempo di per sé è inintelligibile, ma è intelligibile se facciamo questa riflessione che Cartesio consegna tra l'altro alle Meditaciones de Prima Philosophia, che in italiano tradotto Meditazioni Metafisiche. Nelle Meditazioni Metafisiche Cartesio riflette su questo, la finitezza, noi abbiamo notizia perché siamo abitati dalla priori dell'idea dell'infinito, del tempo noi abbiamo notizia perché siamo abitati dall'idea dell'eterno. Chi questo l'ha sistematizzato per tutti è stato Plotino nel settimo trattato della terza Enneade. L'Enneade 3.7 è appunto come tema questo del tempo. Questo sarà la base del mio discorso. Come lo voglio svolgere? Con un cappello,
in cui parto dall'oggi, anche l'altra conferenza partivo dall'oggi, e anche qui parto dall'oggi, con questi riferimenti storici che vi ho detto e poi con una applicazione del discorso, la recherche di Proust. Ero incerto se metterla o non metterla, poi ci siamo. Elisa mi ha confortato e ha detto: ma no, mettila. È chiaro che io della recherche parlo solo di chi ne ha letta qualcosa, una parte, sa che cos'è. Non posso certo presentare in pochi minuti un'opera di estrema complessità. Ma la recherche non è affatto pretestuosa in questo discorso, non è il vezzo dei filosofi di inserire un'annotazione artistica per rendere più de per decorare una cosa pesante proposta. È pertinente perché Proust sicuramente non è solo uno scrittore, grandissimo vertice della lingua francese, vertice della narrativa europea, non è solo una delle montagne dell'Himalaya della narrativa, ma è anche un acutissimo pensatore che nasconde le sue letture, si mimetizza, un filosofo mimetizzato un po' alla Montaigne, e quindi un'interpretazione filosofica del tempo ha in Proust una fonte precipua. E dove si colloca Proust esplicitamente? Nel platonismo, in questo discorso. Quindi Proust mi serve anche perché questo mio discorso, che può servire per attraversare tutto Proust, è un punto dove la struttura e il vissuto convergono. La struttura, l'intelaiatura, l'ossatura concettuale dell'opera di Proust, il vissuto, la sua consapevolezza. E quindi si presta benissimo. E poi, se ho tempo, da Proust tornerò alla filosofia indicando due tra i grandi interpreti della recherche sul piano filosofico, due tra i grandi, Merleau-Ponty, l'ultimo Merleau-Ponty, ed Ernst Bloch, dietro a Benjamin, Walter Benjamin tradusse la recherche tedesco e quindi e formò parte del suo pensiero. Il pensiero di Benjamin non viene solo dall'ebraismo, dalla sua fonte, viene anche dall'aver capito lo spessore concettuale della recherche e averlo sintetizzato a suo modo. Ma io lo riprendo attraverso il suo amico e parallelo Ernst Bloch, perché vi dirò anche perché. E ora quindi cominciamo. Il cappello. Il cappello parte dalla mia esperienza di insegnante ancora in corso, parecchi di voi sono stati insegnanti, quindi ci parliamo in casa. Qual è la mia esperienza? Quella di vedere giovani ragazzi e ragazze, all'università non sono più ragazzi e ragazze, sono trattati come ragazzi e ragazze, ma sono adulti, perché, e quindi, comunque diciamo giovani che sono bravi come erano bravi i nostri nonni, bisnonni, trisnonni, come eravamo bravi noi, uguale. Non hanno niente di meno come serietà, potenzialità, sforzo, impegno e generosità. Quindi stringe il cuore dire questo. E invece sono tenuti da bambocci. È vero, era infelice quella frase, però è vero, sono tenuti. È cattivo, quella frase era brutta perché dava ai bambocci la colpa di essere bambocci. Bambocci sono, ma siete voi che li tenete come bambocci. Perché appena uno li tratta da adulti, subito sono tutti contenti. Ma, poverini, non hanno una cosa che noi avevamo tutti, quelli che siamo qua, la capacità di autotemporalizzarci. La capacità di sentire che la sfida di intendere quali sono i nodi, le cifre della nostra epoca, la mia generazione, qual è la sua posta in gioco? Davamo risposte sbagliate, io credevo che fosse, quando ero al liceo, la GRCP, Grande Rivoluzione Culturale Proletaria, avevo il distintivo di Mao, no? Quindi ne avevo in realtà 5-6, ma comunque un paio li ho ancora, gli altri chissà si sono persi. E comunque la risposta era chiaramente sbagliata di per sé, però era una risposta che consentiva una temporalizzazione.
Questa coscienza, questa capacità non c'è. I giovani galleggiano in un presente orizzontale, indeterminato, senza profondità, dove si tratta di scegliere e i buoni con istinto scelgono le cose buone. E i più sprovveduti cosa servono? Cosa scelgono? Anche i simboli di Hitler, la svastica. Cioè, sembra che il discorso è giusto o sbagliato, ma che siano tutti lì che galleggiano, l'uno e l'altro. Non c'è storia. Qualcuno sceglie la Padania e uno deve dire: guarda che la Padania non esiste. La Padania non esiste. Non ha identità, perché la cultura delle Alpi, delle Prealpi, della pianura, le città rispetto alla pianura, cioè no, non esiste la Padania né come lingua, né come unità di tradizione, né come storia, perché c'erano gli stati italiani, perché a Piacenza si parla in modo diverso che nell'Oltrepò Pavese, perché erano due stati, non è il Po di per sé, perché altrove, in altri paesi, un fiume dove il fiume non fa un confine, il Po lo attraversi, quindi è. Non è mica quello il punto. Non è perché c'erano problemi di attraversarlo, è perché c'era la dogana, perché erano due stati ben presidiati nei loro confini, ben presidiati per il contrabbando, che solo i contrabbandieri potevano superare. Non era mica così che si superava il Po. Ecco che la Padania non esiste, possiamo dirlo, se abbiamo un senso storico. Allora, la mia analisi qual è? Tutto questo non è avvenuto naturalmente, ma perché è stata sferrata volutamente su più piani, anche attraverso la filosofia, un attacco ai paradigmi teorici che erano imperniati su una coscienza storica, perché si è voluto mirare, si è ottenuto a disintegrare la coscienza storica. I nostri giovani sono privi di coscienza storica. E non sono interessati alla coscienza storica. Perché? Perché questo è già avvenuto. Non dovete vedere questo come una cosa rispetto a cui la filosofia sia innocente. La filosofia è solo un terreno, come diceva Kant, un Kampfplatz, campo di battaglia. E nella filosofia si combattono strategie opposte. Nella filosofia è andato avanti anche quest'opera di smantellamento fino al nuovo realismo dei nostri giorni, a cui Eco pensò di portare alla fine anche il suo contributo, che va in questa direzione, smantellare la storia. Ora, la mia relazione potrebbe seguire questo filo, non lo segue, faccio un passo indietro. Perché ci sia coscienza storica, occorre che ci sia una temporalizzazione nella nostra coscienza. Occorre che noi ci autointerpretiamo come essere persona, come persone consistenti, capaci di decisione e responsabili rispetto a una storia, a un passato. Tutto questo si è voluto combattere. Chi l'ha combattuto? Marcuse l'aveva già detto nell'Uomo una dimensione, la filosofia analitica, fondamentalmente, lo strutturalismo. Le varie versioni del pensiero della differenza, del cosiddetto postmoderno. Dico cosiddetto postmoderno perché i postmoderni non hanno mai dimostrato che noi siamo fuori dalla modernità e non in una sua nuova fase. Questo più volte l'ha detto Habermas con argomenti molto convincenti. Io non credo affatto che noi siamo postmoderni. La modernità è la nostra storia, dipende come ci stiamo. La postmodernità è una narrazione che si basa sul fatto che uno debba credere che le cose sono come lei le narra. Se uno non lo crede, è qualcosa di debolissimo. Ma è efficace come ideologia nell'aver portato questo smantellamento. Tutta la critica ossessiva, noiosa, abbastanza superficiale alla cosiddetta ideologia del progresso. Tutto questo è stato mirato a ottenere quel risultato che ora si è consumato. Tutto questo nella filosofia ha portato varie cose. Uno, a neutralizzare, revocare, marginalizzare la critica dell'alienazione, dell'astenazione, quindi dei falsi bisogni. Da Sartre
Horkheimer, Adorno, Marcuse, tutto questo ha portato a revocare lo statuto della persona, la persona. Ecco, e quindi ad aprire fino alle attuali ideologie del postumanismo, no, dell'enhancement, dell'uomo bionico, che ormai procedono senza alcun limite e argini perché quel nucleo è stato smantellato. Tutto questo ha portato soprattutto, non soprattutto, soprattutto per il mio discorso che voglio fare oggi, ai fini del nostro discorso, al ridimensionamento del tema del tempo. Il tempo, nelle tradizioni, nel platonismo, ha sempre avuto un suo primato sullo spazio. Il tempo è sempre stato visto come l'esterno dell'interiorità dell'anima, no? Come suo esterno, per cui le rughe che ci passano, il tempo che passa sui visi, è l'esterno di un cammino interiore che li passa, no? E come l'interno dello spazio. Chi questo, per esempio, l'ha tematizzato con grandissimo acutezza e maestria Hegel nella logica, ma anche Husserl, Edmund Husserl, per esempio, che non aveva letto Hegel, ma non importa, è ancora più interessante questo tipo di convergenza. Il tempo è la seconda riflessione dell'assoluto, riflessione come ritorsi, come mediarsi con se stesso. La prima mediazione è quella che fa secernere le due dimensioni dell'interno e dell'esterno. La seconda mediazione, e qui nasce e sorge il pensiero. Il pensiero quindi è la riflessione originaria, ma questa poi si media con se stesso, pensiero nella dialettica del pensante e del pensato, e con l'altro da sé, con la materia sensibile, con la realtà. E questo è il tempo. Il tempo a sua volta si media con sé e con l'altro da sé, si media con sé ed è il processo della temporalizzazione, si media con l'altro da sé, con l'essere sensibile e secerne lo spazio. È chiaro che tempo e spazio sono due coordinate cartesiane, non è che c'è nato prima il tempo e poi lo spazio, ma l'intelligibilità dello spazio non si dà se non c'è intelligibilità del tempo, e l'intelligibilità del tempo è impossibile senza riferimento a ciò che non scorre. Chi muove da, e qui è finita la mia introduzione. Chi, il primo che ha proposto questo, è stato Platone nel Timeo, nella celeberrima definizione del tempo come immagine mobile dell'eterno, dell'eternità. Immagine mobile dell'eterno. Il tempo come immagine, il tempo come espressione di ciò che non è tempo. Immagine mobile vuol dire tangibile, no? Aristotele, il maestro, l'allievo, non seguì su questo punto il suo maestro perché propose l'altra celeberrima definizione del tempo come la misura del prima e del poi e del dopo. In realtà, queste diverse incipit di riflessione del maestro e dell'allievo sul tempo ci indicano che maestro e allievo seguivano due programmi teorici diversi. Aristotele voleva sapere, descrivere la realtà, capire come funziona nella sua intelligibilità interna, non era un empirista, è ovvio. Platone poneva una domanda di senso. Ecco che mi vedo, gli specchi sono stati brutti, ma uno si vede allo specchio, cambia. Qual è il senso di questo? Platone pone una domanda di senso e trova subito la risposta. Per capire perché c'è il tempo, dobbiamo dirci perché c'è tempo. Aristotele non si chiede questa domanda, non si chiede perché. Il tempo c'è, basta e basta. Platone dice, se il tempo c'è, ha uno scopo, cioè il tempo non è naturale. L'interpretazione della naturalità del tempo viene dopo. Il tempo, come lo spazio, sono forme di organizzazione, di interpretazione e di anche trasformazione dei fenomeni dell'esperienza. Il tempo non è naturale. Questa è una cosa che fu, su cui insisteva tantissimo Leibniz, che riprese Kant.
l'idealità del tempo. Cosa vuol dire l'idealità del tempo? Quelli originari sono i fenomeni dell'esperienza. I fenomeni, in prima battuta, si presentano nello spazio e nel tempo, ma che si presentino solo nello spazio e nel tempo, ah, c'è qua, bene, grazie. Che si presentino solo nello spazio e nel tempo non è scontato. Anzi, noi che conosciamo la fisica novecentesca sappiamo bene che le dimensioni sono molto di più e che anzi, poiché le due fisiche della relatività e quella quantistica non hanno ancora trovato, forse in questa teoria M, dice Hawking, la loro composizione, ma sappiamo che sono almeno 11, solo che noi non le conosciamo. Quindi noi qui stiamo vivendo, ma probabilmente di più, visto che non l'abbiamo. Noi qui stiamo vivendo in 11 più n dimensioni. Ecco che il tempo è solo una di queste organizzazioni. Noi siamo temporali e non temporali. E poi fenomeni come il déjà vu possono avere la spiegazione di Freud, di tipo chimico, di energetica, uno scarico tale in energia che ci manderebbe in tilt, come a Pompeia capita, no? Ma anche a Freud capitò davanti al Partenone, fu lì che lui capì questo meccanismo. Allora, per evitare che la mente vada in tilt, ecco che produce l'immagine illusoria di averlo già vissuto, perché allenta quella. Questo però è una. È possibile che sia così, ma è solo una spiegazione. Non si può escludere che il déjà vu abbia anche una genuina verità. Dipende, non davanti al Partenone. Potrebbe, non si può escludere che ci siano momenti in cui la nostra vita fuori dal tempo, nel tempo arrivi lì. Ed ecco che noi diciamo, io questo l'ho già visto, io questa l'ho già vista. Non è escludere questo, non si può escludere. Il tempo è una forma di organizzazione dei fenomeni originari che ci si danno. I fenomeni a loro volta sono non fatti atomi impressi sulle nostre percezioni, ma sono a loro volta la superficie di una profondità invisibile. E solo così noi interpretiamo. Quando noi interpretiamo, giochiamo tra l'interno e l'esterno. Se noi vediamo uno come un viso, vuol dire che gli hanno già dato un'interpretazione, perché se no uno è dubbio. Qual è il nesso? La percezione è sintesi di sensazione e immaginazione. Senza l'immaginazione noi non percepiamo l'intero dell'oggetto, perché non lo vediamo mai da tutti i suoi lati. Eppure sappiamo, no? Questa è una cosa che diceva Husserl, ma diceva già Aristotele, e appartiene a tutto il pensiero classico, la percezione è sintesi di sensazione e immaginazione. Se una delle due non funziona, non si riesce a percepire. Sarà l'analisi di Merleau-Ponty, fenomenologia della percezione. Studiando il caso Schroeder, è un altro caso di persone che a seguito di una lesione cerebrale non riuscivano più a unire sensazione e immaginazione. E quindi facevano tutto meccanicamente, dicevano scrivi. E gli mettevano la penna e scrivevano, poi dicevano questa che cos'è? E non sapevano riconoscerla come penna, non sapevano percepirla. E quindi mangiavano, dice, questo cos'è? Cosa serve questo? Non lo sapevano perché non riuscivano più a percepire, perché immaginazione e sensazione a seguito di una lesione del cervello si erano sconnesse. Questo è la cosa. Il tempo dunque è l'esterno di un interno, qualcosa che è non temporale, è l'interno di qualcosa che nasce dal suo squadernarsi, distendersi. Distenzio, traduceva Mario Vitorino, giustamente traduttore dell'Enea di Platino, il termine usato da Plotino per indicare questa funzione del tempo, diastasis. Quindi, quando nella celeberrima definizione delle confessioni, dico per fare gli specchi, quando nella celeberrima definizione dell'undicesimo libro delle confessioni troviamo il tempo come distensio o distensio animi, distensione, esplicazione dell'anima, troviamo il calco della medesima definizione di Plotino.
il tempo come diastasis della psiche, dell'anima. E quindi la prima notazione che dobbiamo dire è questo: in Platone il tempo si comprende solo nella dialettica di simultaneità e successione. La simultaneità è quella del bene, di questa iperusia di essenza prima ma oltresenziale, che Plotino chiamerà l'uno ma uno negativo, l'assoluto, l'ineffabile, il trascendente, che non è temporale. Ma senza il riferimento a lui non c'è neanche il tempo. Noi certo scorreremo, ma non lo capiremo, come automi saremo. E invece capiamo che qualcosa passa, ma perché siamo abitati da ciò che non passa. Ciò che non passa ci abita. Questo vuol dire che noi siamo insieme nel tempo e fuori dal tempo. Noi scorriamo, ma siamo anche provvisti di un profilo di indistruttibilità, che sia solo un'indistruttibilità esistenziale, per dirla con Merleau-Ponty, che non nega che sia solo questa, anzi, ma che sia anche una indistruttibilità ontologica, o che sia, come pensava Proust, una indistruttibilità in un ambito che di per sé può non avere consistenza ontologica, ma che ha validità, l'ambito delle essenze custodite nella nostra memoria. Quale che sia questo profilo di indistruttibilità, soltanto individuale, questo è facile, le cose intense le viviamo, ma le viviamo per sempre, no? I momenti dell'amore sono per sempre, per quanto siano anche confusi. Questa industria, l'amicizia è per sempre, anche se poi può esserci un amico deluderci e un'amicizia finire, ma l'amicizia è per sempre. La delusione non toglie quello che è stato prima e non toglie che si è amici per sempre. Su questo si chiude un bel film di Sorrentino, Le conseguenze dell'amore. Nell'ultima scena in cui il protagonista, no? Beh, non diciamo se qualcuno. Chi non l'ha visto gli dico guardatevi questo film e guardatevi la conclusione. Chi l'ha visto dico intendo questo. Questa è l'indistruttibilità esistenziale. L'indistruttibilità ontologica potrebbe voler dire che non è detto affatto che la morte sia la fine di tutto quello che è un cammino individuale. Proust la ritiene che la morte sia la fine di tutto altamente improbabile, lo vedremo. E questo dà prova di acume filosofico, perché Proust non avrà letto la critica della ragion pura, però al liceo ha studiato i paralogismi della ragione. L'indivisibilità dell'io non è dimostrabile, perché si può affermare e si può negare, ma senza quell'indivisibilità dell'io, che non è deducibile, non si comprende, secondo Kant, il tu devi che ci abita, quell'incondizionatezza che ci abita. Il noumenico è in noi, e il noumenico è la nostra eternità, non solo esistenziale, ma di consistenza ontologica. E infine ci può essere il terzo ambito mediato, l'ambito delle essenze. L'ambito delle essenze, cioè delle idee, dell'universalità che valgono a prescindere dal fatto che abbiano o no consistenza ontologica. Lo afferma per esempio Husserl a chiare lettere nella quarta meditazione cartesiana, nella quarta delle cinque meditazioni cartesiane, no? Dove appunto afferma che la verità non soffre della sua eventuale irrealtà. Dietro è sempre Platone, dietro è sempre Platone nella Repubblica, che fa dire al suo amato nipote, bravissimo, giovane, niente affatto cinico, che alla chiusa della Repubblica gli dice: ma questa tua città, questa tua costruzione è solo nella tua testa, della Repubblica, guarda te, guarda come siamo ridotti male, no? Ma lui lo dice non da cinico, di adagiarsi, per dire invece lasciamo perdere chimere e trasformiamo. E Platone
che lo fa dire al suo nipote, quindi che piglia molto in considerazione l'obiezione e non la trova prosaica, risponde: non credo che sia inattuabile quel che io penso, ma quand'anche lo fosse, non per questo non sarebbe vero. Ecco l'idea delle essenze che valgono nel loro ambito di validità, a prescindere dalla loro consistenza ontologica o meno. A prescindere non vuol dire che di per sé, per forza, non devono averla. Quanto ho parlato? Perché ho qui Ci abbiamo ancora l'orologio? No, lo so, perché sono veramente 5 minuti. mezz'ora. Ora, il proseguo del mio discorso prevede queste, le seguenti tappe. Plotino, un cenno a Cartesio, poco più a Hegel, e poi dopo Proust, e quindi di ritorno, se facciamo tempo, Merleau-Ponty e Der Bloch. Plotino abbiamo già detto, l'Enneade, il settimo trattato della terza Enneade. La sistematizzazione la fece Porfirio, il suo allievo, a Marsala, dove si trovava, però poi lui, quando le sistemava, le rimandava al maestro e le avvalorava, e quindi è una sistematizzazione fatta dall'allievo ma avvalorata dal maestro. Quindi questa Enneade, questo trattato, rimodula quell'idea del tempo di Platone e la modifica rafforzandola. Plotino non solo, anzitutto la riconferma, fondamentalmente una riconferma, con un'aggiunta non piccola. In Platone, nel Timeo, è il demiurgo che crea il tempo, no? E lo spazio, è il demiurgo. Invece, in Plotino, Plotino considera questo qualcosa di mitico, di simbolico. Sono passati secoli, quindi per Plotino Platone è la sua fonte, ma sono passati 6 secoli, quindi ha voglia, ne è passata di acqua sotto i ponti. E per Plotino, che è un pensatore modernissimo, l'anima e il tempo sono consustanziali, si coappartengono, non c'è un prima dell'anima sul tempo, come invece in Platone. E quindi dà molta più importanza al tempo. Il tempo coincide con la vita dell'anima. Che cos'è l'anima? L'anima è la terza delle tre ipostasi. Qui io faccio velocemente, parlo velocemente, perché nella mia conferenza su Cusano avevo introdotto e parlato delle tre ipostasi di Plotino. Quindi, dato che vedo qualcuno di voi che c'era, chiedo venia a chi già c'era, però devo dire qualcosa anche per chi ascolta questo per la prima volta e non conosce Plotino. Qual è l'idea di Plotino? L'idea di Plotino è che la verità sia espressione e non adeguazione, non di del pensiero a ciò che è fuori dal pensiero. Allora, se la verità è espressione, ciò che si esprime si può intendere solo se lo si vede su tre piani, non su uno. E cioè, quello che accade, secondo Plotino, è come se sia su un sipario, una scena, quindi si vede. E questa è la dimensione dell'anima, quella in cui noi siamo, spazio temporale, un intreccio di sensibile intelligibile, come lo psichico, mista. Qui, questa è l'anima. È il mondo dell'anima, un'anima universale e tante anime individuali. Ma l'anima è tutto, tutto animato, anima è anche questo, anima è anche un oggetto, una forma particolare, che è sempre un intreccio di sensibile e intelligibile che gli conferisce la sua forma. Anima è la vita minerale, anima è la vita vegetale, anima è la vita animale, anima è la vita umana. Anima è anche la vita, non degli dèi che sono nell'altra ipostasi, ma degli esseri misti, dei demoni, oppure di altre possibili intelligenze. Anima non è solo umana, certamente. Gli uomini sono nell'anima. Ora, secondo Plotino, quello che accade non possiamo intenderlo se non cerchiamo di guardare con un intus legere, quello dell'intelletto, attraverso un sipario, quello che è un muro. Ecco che il muro si fa più sottile. Non era un muro, era un sipario. Grazie.
guarda, il vento lo muove, si è aperta una finestra, si muove. Cosa c'è dietro? Si vede qualcosa. Spuntano dei piedi. Ah, c'è un'altra scena. C'è un'altra scena, la scena della seconda ipostasi, il muso. E quello che accade su questa scena viene dall'altra come sua verità, ha nell'altra la sua verità, ma non è l'altra, è meno, è decaduto, è qualcosa di meno dell'altra. Questo è l'ambito del nous, dell'intelligenza universale, che ne è la fonte ma anche la negazione. In cosa sono opposte? Sono opposte che la dimensione del nous, quella noetica, è intemporale, è una dimensione di simultaneità. Mentre la nostra è una dimensione di successione. Ciò che si dà in simultaneità nel nous si dà in successione nel nostro mondo. Plotino dice che è il mondo della felicità e che è una sfera infinita, ove dice, questa immagine sarà poi ripresa, rilanciata fino a noi, ove ogni punto è insieme centro, circonferenza e diametro. Quali sono i punti dell'anima? L'abbiamo detto, tutte le forme particolari, compresi noi. Quali sono i punti del nous? Le idee. Il nous è popolato da idee. Solo da idee, o anche. Bene, le idee, solo da idee, sì. E le idee sono solo le idee universali, o anche le idee universali, risposto di Plotino, sono anche le idee particolari singolari. Nel nous, dice Plotino a chiare lettere, non c'è solo l'idea dell'umanità, ma c'è anche l'idea di Socrate, Socrate per dire Tizio Caio, per dire Mario Rossi. Nel nous c'è anche l'idea di Mario Rossi. Quindi c'è Mario Rossi concentrato nella sua idea. Ma come Mario Rossi, come quella singolarità. E Mario Rossi nel nous è felice. Perché mentre noi dobbiamo scegliere se fare una dieta o mangiarci le patatine fritte, no? E comunque l'uno nell'altro saremo mai felici, che facciamo una scelta, che facciamo l'altra, non possiamo, invece nel nous vi è una coincidenza degli opposti. Nel nous vi è un unico pensiero pensante, Dio, che si raggiunge nella totalità delle idee, nel pleroma di tutti gli eide. No? Di tutte le essenze, in ciascuna singola essenza, senza dover scegliere, senza dover scegliere, è tutto in ciascuna sua idea. Viceversa, cioè non viceversa, correlativamente, ogni singola idea è se stessa nella sua particolarità ed è sempre congiunta al tutto, a Dio, e non deve mai scegliere. Nel nous non c'è da scegliere tra essere me stesso o essere conforme all'universale. Nell'anima invece c'è da scegliere. L'anima, quella simultaneità, la distende in un arco esplicativo che va da un più a un meno, un più di massima concentrazione veritativa intelligenziale, per il punto più vicino al nous, e un meno che va da massima dispersione insensibile. Ma l'anima non si disperde mai perché è indivisibile come è indivisibile il nous, e l'anima per la sua parte più elevata non lascia mai il nous. Questo Plotino continua a insistere. Perché non lascia mai il nous? Perché anche l'anima è eterna. L'anima è eterna solo come anima universale, psiche panton? No. L'anima eterna come anima universale, anima mundi nel platonismo latino, ma anche come anima individuale, anche l'anima individuale eterna. Se no nel nous non ci sarebbe l'idea di Socrate, di Tizio Caio, e ci sarebbe solo l'idea della umanità. E dunque, l'anima è il nostro mondo. Il nostro mondo proviene da un altro mondo e ha lì la sua intelligibilità. E a lì vuole tornare perché sa, quello, dice Plotino, questo è anche il mondo degli dèi. Plotino non credeva agli dèi.
ma pensava che gli dèi, il mondo, la religione classica che gli difendeva, aveva una sua intelligibilità, non fosse solo un cumulo di superstizioni. Il nucleo di intelligibilità è questo, gli dèi chi sono? Gli dèi sono queste anime che non sono mai state umane, che queste anime, queste essenze autopensanti, che non si sono mai esistentificate nell'anima. E quindi questo Lussa è abitato da queste essenze autopensanti, che non sono mai state umane, gli dèi. E dagli individui che hanno percorso il loro cammino di elevazione, la teosis, e si sono ricongiunte. Per Aristotele, il motore immobile è più o meno questa cosa qui. Ma Plotino compie un decentramento, dice: signori miei, questo non è, le ipotesi sono due, non tre. Tre non più di tre, ma non due. Perché? Perché al di là di queste, e Pechina, oltre queste, c'è l'uno. C'è una terza scena di cui noi non vediamo neanche il sipario, ma sappiamo che c'è, perché sappiamo che quella viene da questa. Qual è la differenza tra la fonte prima primigenia, trascendente, innominabile, ineffabile, ma scrigno veritativo di tutto, e le altre due? È diverso. Tra l'uno e il nous non c'è caduta, non c'è il male, c'è solo la sua manifestazione. L'uno, e qui sempre la fonte il Tineo, per sovrabbondanza, per generosità, ha generato una sua immagine, un'immagine perfetta, il nous. Infatti il nous guarda sempre l'uno, non toglie mai gli occhi da lui, perché nous è Dio, quindi Dio non guarda mica ciò che non è Dio, che Dio sarebbe. Dio guarda se stesso nella sua fonte, e guardandolo sempre, essendo questa dialettica di un'unica idea della totalità delle idee, gira vorticosamente intorno all'uno, con una tale vorticosità che attua la coincidenza di mobilità e quiete, di mobilità e movimento. Nel nous, nella sua danza, la chiama la danza del nous intorno all'uno, in questa danza che i dervisci tourneur, che il sufismo, perché il sufismo viene da Plotino, esprime, i danzatori vorticosi vogliono esprimere nell'anima, con un movimento velocissimo, quello che nel nous è coincidenza di quiete e movimento. E questa è la felicità. San Basilio, che tra l'altro forma, crea la preghiera all'eterno riposo, che viene dai Cappadoci, viene da questa tradizione. L'eterno riposo non è uno in vacanza dopo una settimana, massimo due, uno non ne può più, basta, dai, quelli fare vacanze di un mese, esagerati. 3 mesi poi. 3 mesi l'eterno, ma per cosa ho fatto di male, no? Ecco, nella precedente, l'eterno riposo. No, l'eterno riposo è l'eterna felicità, è l'eterna coincidenza di quiete, stasis, e kinesis, movimento. I due coincidono nel nous. Quella è la pienezza della felicità. Un movimento fuori dall'essere sensibile, fuori dal tempo e dallo spazio. E prima c'è l'uno. L'uno è la massima consistenza di tutto ciò che c'è. Noi quello che siamo è uno. Noi quello che siamo proviene dall'uno, ed è uno ed è inseparabile dall'uno. Ma allora siamo dei? No, perché noi siamo inseparabili dall'uno, ma l'uno è separato non solo da noi che siamo nell'anima, ma anche dal nous. Perché nous è la prima immagine dell'uno, immagine perfetta, ma pur sempre immagine. E dall'uno e dal nous all'anima invece cominciano i guai. Perché? Perché l'anima, che è il nostro mondo, è anche il mondo dell'errore. L'anima, che è il nostro mondo, è anche il mondo della malattia, della morte. L'anima, che è il nostro mondo, è anche il mondo del male, di un male che ha anche male radicale. E
Plotino accetta la sfida di pensare perché c'è il male, perché questo? Ed ecco che la sua risposta è il tema della caduta. Plotino era egiziano, Plotino conosceva il cristianesimo, non era cristiano, ma lo conosceva l'ebraismo. Plotino era di Alessandria, ad Alessandria, secolo, 2 secoli prima di lui, aveva insegnato il grandissimo Filone, Filone d'Alessandria, che aveva compiuto una sintesi tra platonismo ed ebraismo, e lui conosceva bene Filone d'Alessandria. Quindi Plotino conosce il tema della caduta che attraversa le civiltà del Mediterraneo, no? E dà la sua interpretazione. C'è la caduta. E la caduta è consustanziale a questa terza ipostasi che è l'anima. Perché? Perché avremmo potuto neanche mai uscire dal nous. Perché invece si è usciti dal nous? Non sappiamo la sua risposta, ma possiamo vederne gli effetti. Una caduta c'è stata. Allora, rispetto a questa caduta, quindi il tempo ha a che fare con una caduta. Essere nel tempo vuol dire cadere da una dimensione eterna, cadere nel tempo. I miti di questa caduta ci sono, cadiamo nel tempo, no? Fino al cielo sopra Berlino, si cade, arriva giù anche la corazza, no? La caduta nel tempo. Cadiamo nel tempo. Questa caduta nel tempo è enigmatica, ma possiamo vederla ed è possibile dare due interpretazioni. Plotino ne accetta una e combatte l'altra, che è quella degli gnostici. Una è deresponsabilizzante. Signori miei, c'è stata questa caduta, non sappiamo perché, noi siamo in questa caduta, cosa possiamo fare? Una dice, ma ti ho visto con la mia migliore amica sotto braccio. Cara, c'è stata la caduta, come posso io, individuo ontico, contrappormi al male ontologico? È un'impresa, ecco. Oppure la bustarella, ma ti ho visto che avevi in mano una bustarella. La caduta ontologica. Così erano gli gnostici. Plotino, che era molto mite, ma detestava gli gnostici. Un trattato è contro gli gnostici, si chiama così, ma poi la polemica contro gli gnostici era, lo permeava. Perché? Perché lo gnosticismo affermava due dei, quindi affermava che la divisibilità dell'essere. Se l'essere è divisibile, noi non siamo persone, no? E quindi nel weekend possiamo essere un individuo, nei giorni feriali essere un altro, no? L'etica borghese delle doppie verità, delle verità di comodo, no? Così colpita da Sartre e da tutti gli esistenzialisti, da Gilbert Bécaud, i borghesi come maiali. I borghesi non sono solo maiali, sono anche individui per bene, sono maiali e individui per bene, no? La bella canzone di Gilbert Bécaud, Le Cochons, ecco, appunto. E allora, rispetto a questo, idea di caduta, Plotino dice, una caduta originaria c'è. Perché se no l'unica immagine dell'uno sarebbe stata quella del nous, il paradiso, il regno della felicità. Ma questa caduta non è la causa per cui noi sbagliamo. Questa caduta è l'atto, avviene intemporalmente quando l'anima si distoglie dal guardare al nous, da dove proviene attraverso il nous, ancora più in là, guardare al nuno, dove è il suo vero essere, e guarda se stessa. E guardando a se stessa, non si ferma a guardare a se stessa, ma si disperde negli accidenti sensibili. Questo è il male. Il male è ruotare, una ruotazione dell'asse intenzionale che ci distoglie dal bene e che ci mette noi come centro. Il male è guardare agli altri in funzione di sé. Il male è l'autoreferenzialità. Agostino, mi dispiace, ma Agostino lo formulava così il peccato originale, in questa condizione esistenziale, del cor curvum in se ipsum, diceva Agostino, o anche la condizione dell'homo curvatus. Curvatus vuol dire ripiegato. L'uomo ripiegato su se stesso può essere anche lo spleen, certamente, può essere anche la depressione, non è che la depressione sia il male, ma per intenderci, può essere
il rinunciare ad agire, il rinunciare ad andare a votare, dire basta, sono tutti uguali. È il momento in cui uno dice tiro i remi in barca, ho già dato. In alcuni momenti viene da dirlo, poi un mio amico una volta in barca lei dice abbiamo già dato, basta, poi invece la vita continua, no? Viene nel momento della sconfitta, dice basta, stavolta tiro i remi in barca, mi lascio portare dalla corrente che mi porterà al precipizio, no? Alla cascata. E poi invece no, l'homo curvatus può essere questo, ma può essere il male conferire surrettiziamente consistenza ontologica agli accidenti sensibili, facendoli essere potere, denaro, sesso, cosa sono? Astrazioni. Perché in effetti il denaro serve solo per comprare delle cose di per sé, e il denaro fino a se stesso è l'astrazione, e il potere serve perché per stare insieme nell'anima, nel nous non c'è potere. Il nous è l'ambito, un grande studioso di Plotino, Pepin, notò la forte carica antigerarchica insita nel nous, perché dove non c'è centro e periferia, non c'è uno che comanda e uno che è comandato. L'anima invece c'è un centro, una periferia, c'è un'organizzazione. Il potere c'è, ma il potere dovrebbe essere uno strumento. E il potere fino a se stesso che cos'è? Il male. Questo accade quando l'anima, anziché guardare la verità, guarda sé e si disperde negli accidenti. Questa è la caduta. Quindi l'idea plotiniana della caduta è la seguente. La caduta ha un enigma, è misteriosa, non sappiamo. Plotino dice, sappiamo che le cose non dovevano andare così e sono andate così, il male non doveva esserci. Ma il male non ha essere. Non ha consistenza, perché il male è la divisibilità, l'astrazione, e ciò che ha essere, la consistenza è l'indivisibile. Ciò che ha essere consistenza proviene dall'uno, è il nous, e si distende nell'anima. Quindi il tempo, che è la prima distensione, primigenia, non è il male, eppure il tempo implica, presuppone una misteriosa caduta. Conseguenza. Il tempo è abitato da un enigma che non si può risolvere. Il tempo è enigmatico. C'è un enigma nel tempo e non si può risolvere. Ma a partire da questo enigma possiamo interpellarci. C'è un enigma. E questo enigma ci dice che questa diastasis del nous avviene in due modi. Verso la verità, ed è molto, cioè verso momenti molto intensivi, e verso la dispersione, la vanità, la chiacchiera, la dispersione, il disperdersi, mirare alle astrazioni e non alla concretezza. Questa è il male. E in questo si gioca la nostra vita. Il tempo, dunque, quando mira a ciò che è dalla parte opposta del nous, alla dispersione, agli accidenti, alle astrazioni, quando io perdo un'ora al giorno, se uno la perde, guardare l'indice MIB, a meno che sia il mio lavoro, se il mio lavoro, ma fuori dall'audio della TV, l'indice MIB è qua, è il blog, è chi è stato questo, i sondaggi, cosa abbiamo fatto? Siamo stati nelle astrazioni e ci perdiamo, e perdiamo consistenza. È il nostro nulla, e il tempo ci svuota e ci porta verso la rovina. Viceversa, il tempo è, appartiene alla nostra verità quando è intensivo. Quali sono i momenti intensivi del tempo? Quelli che sospendono il continuum della quotidianità, le cesure, quelli che ci interpellano una decisione, quelli che ci proiettano verso ciò da cui venivamo, la nostra archeologia, e ci protendono verso ciò verso cui andremo. Questa è l'idea di Plotino del tempo. Quindi, in sintesi, Plotino muove da Timeo e lo convalida, il tempo come immagine mobile dell'eterno. Modifica il Platone, perché il tempo non è creato da Demiurgo, quindi non viene dopo, ma ecco, viene insieme all'anima,
E quindi Agostino lo ripeterà nelle confessioni. Agostino ripetizione lo ripete in un'altra chiave. Agostino cosa dice? Dal primo al decimo libro è autobiografico, dall'undicesimo libro, dove introduce il tempo, inizia il commento dei versetti della Genesi, no? In principio era. E questo commento si chiede: ma Dio ha creato il mondo e poi il tempo nel mondo? Ho creato il mondo e il tempo insieme, il cosmo e il tempo insieme, e risponde come Plotino, insieme. Nel cosmo non c'è un prima rispetto al tempo, ma è il cosmo, è l'ambito della creazione. Naturalmente Plotino riformula tutto questo nella chiave della creazione ex nihilo che Plotino conosceva e negava. Ma al di là di questa profonda differenza, il dispositivo teorico è identico, e infatti le parole che usa, distensio animi, è il calco di diastasi, della diastasi in Agostino. Cosa comporta in più Agostino? Mi dispiace farla soffrire, ma Si senta libero. mi sento libero. Cosa ha di più Agostino? Ha di più che la prospettiva creazionista è più chiara nel conferire il fatto, nell'affermare il fatto che l'anima di Socrate è in cielo oppure all'inferno, a seconda, e questo è rafforzato dalla resurrezione, che non è solo che la resurrezione anche del corpo. Quindi Agostino radicalizza questo che già era in Plotino, allora radicalizza, e dà molta più importanza alla vita dell'individuo. Questo era molto importante anche in Plotino. Qual era la critica di Plotino agli stoici riguardo all'anima? Per gli stoici c'è un'anima mundi, no? Che governa tutto, e le anime individuali sono interne all'anima mundi, no? E quindi c'è una prospettiva fondamentalmente deterministica. Un determinismo del bene, della virtù, perché noi dobbiamo aderire a questa corrente profonda, no? Ma un determinismo del bene, non un determinismo degli gnostici, per carità. Plotino lo nega perché dice: le anime individuali sono e non sono l'anima del tutto. L'anima del tutto governa, ma le anime individuali si autodeterminano, e autodeterminandosi si compongono in sintonia con l'anima del tutto oppure no. Danno luogo a una sinfonia, che però è una sinfonia molto caotica di tanti strumenti che un po' vanno insieme, un po' ognuno va per conto suo. Nasce l'idea della pronoia plotiniana, che è molto vicina alla divina provvidenza cristiana. Molto molto vicina. L'idea più vicina alla divina provvidenza cristiana nell'età classica è Plotino. Molto. E Manzoni, la provvidenza di Manzoni è proprio questa, dei Promessi Sposi, e cioè un piano della verità, un tender provvidenziale, e poi la contingenza. La contingenza è data sia dagli accidenti che capitano, sia dalle autodeterminazioni delle anime individuali, che non si concordano, che non formano questa bellissima sinfonia di voci, ma una concordia discorso, una sinfonia anche dissonante, dodecafonica, dove ci sono suoni che ci vanno anche ciascuno, per poi alla fine, senti e li ascolti, l'armonia c'è. Però non è così. Agostino radicalizza tutto questo, e in Agostino diventa centrale l'anima individuale. Come sempre nota Kurt Flasch, egli non revoca mai l'anima del tutto, l'anima mundi. Perché? Perché la concezione astronomica di Agostino, come sarà fino al passaggio della modernità da Copernico a Galileo, è illozoistica. L'universo è un grande animale, e quindi è ovvio che l'anima universale è necessaria, no? L'universo è un grande individuo animato, questa è la sua concezione. Quindi l'anima mundi, fino a tutto il Rinascimento, continua, passando per tutto il Medioevo cristiano, continua a vigere, ma nell'anima mundi diventa sempre più importante l'anima individuale. Ed ecco la rimodulazione che Plotino dà alla Lea, al trattato 3.7, di Plotino è questo: la coscienza, il mio sperire il tempo,
Se io guardo il mio esperire il tempo, vedo il mio interno, un presente del presente, un presente del passato, un presente del futuro. Il presente del presente è fatto di due cose. Attenzione, presente del presente qua. Qui ho fatto meno attenzione perché la terza o la quarta volta che vengo, la prima volta guardavo, ero abbastanza stupito, no? Attenzione, attenzione, presente del presente. E decisione, deliberazione, spazio della libertà. Il presente del passato è ciò che è ancora, si continua involontariamente nella mia memoria e che io in parte per un atto deliberato posso ridestare, ritenzio, e il presente del futuro è l'attesa, attesa attiva, attesa vigile, attenzione. Il presente del futuro implica attenzione e decisione, perché le deliberazioni devono essere ponderate, no? Senza attenzione deliberiamo, come diceva Lenin, l'analisi concreta, noi lo ripetevamo 68ini, l'analisi compagni, l'analisi concreta della situazione concreta, e non facevamo mai un'analisi, ed eravamo completamente astratti, però ripetevamo, compagni, deve partire dall'analisi concreta della situazione concreta, dice Lenin, ah vabbè, e poi ci si perdeva in fumisterie, chiaramente, no? Attenzione e decisione, che si prolungano nella protensione, nell'anticipazione, nel tendere a, nella progettualità. Ecco cos'è la coscienza storica. La coscienza storica è la coscienza che sonda il passato da cui proviene, vede quello che lo interpella e quello che non lo interpella più, che è un cumulo di detriti che non interessa. La coscienza storica è che quella che sa leggere il giornale, sa le notizie importanti, le fesserie. La coscienza storica è quella che sa decidere, e la coscienza storica è quella che anticipa il futuro. Nello spazio azzurro dell'utopia, nello spazio misto della vita virtuosa, della virtù, mirante a diminuire la sofferenza e aumentare la felicità per quel che è possibile. Ecco la coscienza storica. La coscienza storica è collegata, in Agostino, alla nostra capacità di autotemporalizzarci. Da Agostino faccio un gran balzo, si potrebbe fare molto di più, a Cartesio, ma Cartesio me l'avevo già detto nelle meditazioni. Ecco che Cartesio riprende da Platone e da Plotino, ma anche da Agostino stesso, il tema del nesso indisgiungibile simultaneità-successione. Tempo eterno sono l'uno l'altra faccia dell'altro. Un eterno non possiamo intenderlo come prescindente dal tempo, perché è qualcosa di astratto, ma il tempo a sua volta è lo scorrere di qualcosa che non scorre interamente. Nello scorrere del tempo non c'è solo lo scorrere. Se ci fosse solo lo scorrere, ci sarebbe le rovine, la foce, il fiume del tempo finirebbe in un deserto arido e non sarebbe più niente, in un deserto di niente. Invece il tempo è uno scorrere, qualcosa che non scorre. Da lui andiamo a Leibniz, che riprende questa idea di Cartesio e aggiunge che il tempo è solo una delle forme in cui si organizzano i fenomeni dell'esperienza, quella che noi conosciamo. Vi è una relativizzazione. Kant, con la sua evoluzione copernicana, sistematizza gnoseologicamente quella che erano state le scoperte ontologiche di Leibniz, e andiamo a Hegel. La riflessione di Hegel sul tempo per me è una delle più profonde di tutto il pensiero. Hegel è filosofo del tempo. Non a caso le filosofie della storia hanno tutte prese la mossa da Hegel. E anzi, la storia noi la pensiamo a partire da Hegel. Prima di Hegel, cosa avevano fatto i filosofi? Tutti. E anche dopo Hegel, fino a noi, i filosofi analitici, fanno così. Tu hai detto questo ed è sbagliato, ti dico io qual è la cosa giusta. In Gran Bretagna, negli Stati Uniti, fanno lezione così, infatti non capiscono niente quelli che si laureano. Scavano lì, ma lì la filosofia non si impara, perché come fa lezione il professore? Pone un tema, no?
e loro devono svolgerlo, ognuno dice, cioè, no, questo e quello, e discutono chi l'ha svolto meglio. C'è una cosa che galleggia fuori dal tempo. Hegel è il primo che critica anche gli altri filosofi, ma criticandoli li colloca nel loro tempo. Per esempio, Hegel critica e valorizza Fichte, no? Che era ancora vivo quando fa questo all'inizio, nella filologia dello spirito, quando lo critica, Fichte è ancora vivo. E lo critica per l'astrattezza della sua affermazione dell'autoidentità del Dio con se stesso, del Dio sono io, in quanto. Ma lo vede anche come espressione di una cifra del nostro tempo, del titanismo, delle nuove possibilità che si affacciano alla storia attraverso la Rivoluzione francese e attraverso lo sviluppo delle scienze e della tecnica. Hegel dice: siamo all'inizio di un nuovo mondo, un mondo che ci darà grandi opportunità. E allora questo io sono io, di Fichte, questa idea della verità come sforzo di attuazione, esprime questo. E questo esprime unilateralmente qualcosa di vero. Quindi Hegel è il primo che pensa come tutto sommato pensiamo noi, che pensiamo, valutiamo i pensatori anche rispetto al loro contesto storico, in quel che esprimono, riflettono. Noi pensiamo storicamente, e anche gli anti-hegeliani, e sono sempre hegeliani, perché quando dicono ah, non si può più essere dialettici, non si può più convalidare la ragione dialettica, guarda che in quel più ti sei contraddetto e ti sei smentito, perché quel più è Hegel, hai pensato storicamente. Oppure hai solo proferito la moda, ma la moda a sua volta ha un senso storico, la moda è qualcosa di serio, no? Perché c'è una moda? Perché non è più di moda il concetto di persona? Perché bisogna trovare le ragioni, ecco questo fatto. Allora, Hegel, che è il più grande per me pensatore moderno del tempo, colui che forgia il pensare storico, le filosofie della storia vengono da Hegel, lo storicismo ha avuto la sua origine in Hegel, come pensa il tempo? Un po' come Plotino. Plotino aveva tre ipostasi, uno, nous et anima, e cioè, perché tre ipostasi non una? Perché se noi pensiamo dall'interno di un'unica scena, non la decentriamo con se stessa, non secerne la trama di intelligibilità che da cui è strutturata. No? Questo è l'approccio. Hegel pure il tempo. Il tempo nella logica lo pensa in tre registri ermeneutici: la logica dell'essere, prima parte della logica, la logica dell'essenza, seconda parte, la logica del concetto, terza parte. Io non vi dico che le tre essere, essenza e concetto sono calchi di uno, nous et anima, ovviamente no, cioè tutto. Ma ci sono movimenti teorici simili, sono due dispositivi teorici, se usiamo la nozione di dispositivo teorico come l'ha formulata Foucault e come anche poi l'ha tematizzata Gamben in un articolo sul dispositivo teorico di Foucault, sono dispositivi teorici che hanno in comune una tripartizione di scene. La prima scena, quanto occupo io? Frusto lo lasciamo perdere, finiamo su. Dobbiamo lasciare un po' di spazio al dibattito. Sì, quindi finisco Non so, 5 minuti. se 7 minuti, anche meno. Allora, la relazione è stata da Plotino a Hegel. Frusto potrà essere un'altra volta, un altro anno, un anno prossimo. Come facevo? Allora, in una parola. Per Hegel il tempo si presenta immediatamente nell'essere. L'essere è questo, l'essere è l'essere immediato, la datità sensibile. Noi siamo essere. Ma il tempo nell'essere non è intelligibile. Perché? Perché il tempo, se noi chiediamo cos'è il tempo, non possiamo fissarlo, lo dice la Foce dello Spirito, nel capitolo sulla certezza sensibile, il primo. Scriviamo, il tempo sono le 11:27. Ecco che ci guardiamo, ah, 11:27 e 12 secondi, ah, 11:27 e 13 secondi, quindi non è 11:27 e 12 secondi, no, è 11, no, ma non è 14, il tempo non possiamo mai fissarlo in un è, il tempo è, non c'è mai un predicato che lo fissi. Allora il tempo, dobbiamo dire, non è 11:27, non è 11:28,
Ed ecco come dice Hegel, il tempo in quanto è, cioè in quanto essere immediato, in quanto è così come appare, non è. E in quanto non è, è. Nell'essere la varietà del tempo è il nome. È facile dire a chi piacciono le macchine, abbiamo avuto una volta una 500, poi dove sono queste macchine? Beh, a un certo punto erano da uno sfasciacarrozze, poi le hanno fatte e sono finite in una pressa, no? Dove sono tutte le cose che abbiamo, dove sono tutto quello che abbiamo, le nostre cariche, le nostre cose? Niente, tutto, tutto è vanitas, tutto si dissolve nel tempo in quanto è, non è. Se fosse solo l'essere immediato, la verità del tempo sarebbe la vanitas universale, un non è, un non essere. Questo è il tempo nell'essere. Ma ecco che da questa prima scena si passa alla seconda, all'essenza. Il tempo ha la sua verità nel non tempo. Hegel introduce la logica dell'essenza in una pagina bellissima, dove sostanzialmente pensa alla morte di qualcuno. Cosa succede quando uno muore? Che passa dall'essere all'essere stato. Essere stato in tedesco, participio passato del verbo essere, gewesen, ed essenza è wesen. Hegel nota che c'è solo un suffisso, vedete, un suffisso tra gewesen e wesen. L'essenza è il già stato riconcentrato nella sua simultaneità. Ecco che chi muore, se ha vissuto con una consistenza, ecco che raggiunge la sua essenza, la sua simultaneità. L'essenza all'interno del fenomeno, e il fenomeno è una manifestazione temporale dell'essenza. L'essenza è il piano della simultaneità. Basterebbero due scene? No, perché se la verità del fenomeno, cioè se la verità di ciò che diviene scorre e non scorrere, a sua volta l'essenza rinvia al fenomeno, e questo circolo richiede una terza dimensione, il concetto che ne fa la sintesi. Accoglie il movimento dall'essere e accoglie la simultaneità intemporale dall'essenza e pone il movimento nell'idea. Questo però è il sillogismo, è questo movimento interiorizzato. Questo non ve lo posso dire, però vi posso dire questo fatto. Proust come mi serviva? Perché Proust squaderna questa idea, che anche di Hegel, nel suo romanzo. Come? Lui Plotino l'aveva letto e gli era piaciuto, ma non aveva pensato a Plotino quando aveva scritto la Recherche, aveva pensato a Materia e Memoria di Bergson. Materia e Memoria di Bergson è il libro più plotiniano di Bergson. Voi sapete che per Bergson, il suo filosofo, la sua musa era Plotino. Bergson si definiva, era un plotiniano nel suo tempo, e Materia e Memoria è il suo libro più plotiniano. Perché? Perché qui in questo libro gli combatte il dualismo proprio degli imperisti, degli spiritualisti, tra materia e spirito. Materia e spirito sono due espressioni dello stesso, che hanno la loro cerniera nella memoria. A sua volta la memoria, dice Bergson, ha due lati: un lato meccanico, la memoria meccanica, così la chiama, e la memoria volontaria, cosciente. Ed ecco che la memoria meccanica sintetizza e concentra l'ambito della dimensione della materia, la trasmette alla memoria cosciente, che la fa diventare patrimonio e figura dello spirito. Ma è un unico processo. Bergson, Proust lo riprende e quindi rifiuta il dualismo, ma fa un'operazione geniale. Come i grandi del Novecento, depura il primato della coscienza e quindi rovescia Bergson. Il decisivo non è nella memoria volontaria, ma nella memoria involontaria. La memoria involontaria cos'è? Sono i momenti di distrazione o di difficoltà o di dolore, sono i momenti di sospensione dove noi ci fermiamo e lì da solo facciamo vuoto. E in questo vuoto una scheggia, un atomo di passato riaffiora tale quale, non ripresentificato come in Agostino,
la ritenzione, ho modificato, ma per come fu. E questo è un rovesciamento decisivo. Come Merleau-Ponty commenta in Proust, il passato è valido non perché noi lo rivestiamo, ma perché fu. E gli antichi sono nella verità perché furono, a prescindere. Se noi smantelliamo la coscienza storica, vogliamo un passato, peggio per noi, non peggio per loro. Loro non fuoriescono dalla verità, siamo noi che senza di loro fuoriusciamo dalla verità. Peggio per noi, non peggio per loro. Loro in quello che il tempo nell'essere non ha distrutto, sono indistruttibili. Come lo misuriamo? Proust non lo misura, ma dice che c'è. Dice che queste esperienze di rimemorazione, dove una scheggia di passato che nella sua freschezza ci tocca, ci attraversa e va oltre enigmaticamente, quell'esperienza di indistruttibilità ci dice che la morte non è la fine di tutto. Lo scopre il narratore all'inizio, lo ridice Svan al termine dell'amore di Svan, quando scopre, riascoltando la frase musicale del Settimino di Vanteuil, che era la frase del loro amore, del suo amore con Odette. Ora lui non la ama più, lei anzi era già uscita col suo amante da questo Settimino, se n'è andata col signore di Forcheville che poi sposerà, ma intanto aveva molti altri amanti, uomini e donne, Odette. Quindi in questa dissoluzione, no? Ecco che Svan scopre questa cosa, risentendola, scopre questa verità, e quella frase che mi riattraversa, e non sono io che la rivesto, e ne conclude che la morte è, se non impossibile, come dice, altamente improbabile. Il narratore, nel tempo ritrovato, avrà in conseguenza tre esperienze una dietro l'altra, dal marciapiede in cui una macchina suona il clacson e lui, per non essere investito che era distratto, mette un piede sul marciapiede, un altro sta per cadere, per un attimo sta così, la gente fa ridere, la gente per strada ha un'espressione comica, ma si ricorda quando in un'altra volta si era trovato in un ciottolato di sassato in vacanza con sua madre, e quell'esperienza ritorna. Poi uno per le scale del palazzo dove c'è questa ritrovo, e poi di nuovo all'interno, tre consecutivi che suggellano il tempo ritrovato. Il tempo ritrovato è il tempo che custodisce le essenze. E cosa sono le essenze? Le essenze sono quelle cose che hanno validità a prescindere che abbiano consistenza o no, ma sono il decisivo, dove noi siamo veri. I campanili di Martinville, che stupirono il bambino mentre quei genitori da Combray andava a fare un giro, lì erano fuori, vede sti campanili, quando arriva sotto immagina tutto immaginava tutta un'altra cosa, e ancora che ritornano i biancospini che c'erano nell'orto, e la famosa Madeleine della zia Leonie quando andava in visita d'estate, la zia gli dava questo biscotto. Tutto questo dov'è più vero? È vero perché Proust lo rivesta, o è vero perché è vero? La risposta è Proust: è vero perché è vero. È solo perché è vero, è solo perché fu e non è stato interamente distrutto, è solo perché permane in un suo nucleo di indistruttibilità che io posso fare l'operazione di Agostino della ritenzione, di ridestarlo nella memoria. E quindi cos'è il tempo? Il tempo è un giano di fronte, e così concludo la lezione Plus. Da un lato la vanitas, tempo nell'essere vanitas, e quindi tutte le pagine dedicate alla fenomenologia del salotto di Madame de Villeparisi, e poi in chiave quasi comica nel salotto di Madame Verdurin, che ne è la coppia sgangherata, no? E comunque unite dalla fatuità, dalla vacuità. Il tempo è questo tempo. E dall'altro il tempo è qualcosa che non è solo continuo, ma che custodisce in questo continuo attimi, corpuscoli discreti,
che sono la nostra eternità esistenziale e che forse anche la nostra eternità ontologica, anche nel tempo ritrovato. Proust lo scrive prima, ma è disposto alla fine, ma comunque perché è una sua idea, anche alla termine del narratore, in questo tempo ritrovato, ripete che la morte è improbabile, intesa come annientamento, come si dà nel verso. Il tempo dunque è qualcosa in cui noi siamo immersi come nostro orizzonte di finitezza, in cui possiamo capirci ritestando la nostra genealogia e infine proiettarci. E finisco non con Bloch, lasciamo perdere con Merleau-Ponty. Nelle annotazioni, le note di lavoro dell'ultimo libro poste in un computer visibile e invisibile, ci sono note folgoranti su Proust. E una cosa che noto è questo rapporto di simultà e successione, noi possiamo arricchirlo attraverso Freud, perché non solo un tempo, un futuro, c'è un futuro non storico, ma c'è anche un'archeologia non storica. Il regno dell'ess, insegnato a Freud, no, non è temporale, perché nell'ess, nell'inconscio, noi raggiungiamo immediatamente, atemporalmente, l'oggetto del desiderio attraverso condensazione e spostamento. Attraverso questi due meccanismi siamo appagati. È il neonato con la mamma. Naturalmente, se ci fosse solo questo, c'è l'autodistruzione. Occorre il principio di realtà, occorre la figura del padre che temporalizza e finitizza. Ma noi siamo temporali nella sfera della coscienza, in quello che c'è prima noi siamo intemporali. E Jung, che questo lo accetta, va più là e dice: Freud nota correttamente che l'inconscio non sogna la morte, quando noi sogniamo la morte sogniamo altro, e quando accade qualche morte non è stata sognata, se non chi lo sa, veramente. Ma comunque, a prescindere da questo, l'inconscio non sogna la morte come distruzione. Perché dice Luke? Perché l'inconscio sa che la morte non esiste, e che è un'interpretazione della coscienza. È un'errata interpretazione del tempo che ritaglia il tempo solo sotto il profilo della successione e spezza il filo che lo lega alla simultaneità, rendendolo intelligibile e dandoci interpretazioni errate e anche una prospettiva morale errata, perché se solo tempo, quello tu mi hai dato la bustarella, mettiamola in tasca. No, invece. Noi siamo per sempre, e quindi questa bustarella non la prendo perché non la dovrà prendere tra 8 secoli un altro. Ecco, in questa cosa io rafforzo la scelta di quell'altro e trovo la forza in chi 8 secoli prima non la prese. Ecco la forza del tempo, dell'eternità nel tempo. In quest'ultimo quarto d'ora il tempo si è dilatato, perché prima mi aveva chiesto quanto tempo le rimaneva, abbiamo detto 5-7 minuti, invece ne ha impiegati esattamente 15. Come mai? Perché qualcuno, quando ha detto Proust, l'ho fatto l'altra volta, ha detto no, e allora ho detto, io poi me l'ero preparato, mi dispiaceva anche per me. Va bene. Apriamo lo spazio alle domande, agli interventi. C'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa? Roberto, tu? Siccome il mio è un po' lungo, prima voglio lasciare spazio agli altri, se non c'è nessuno. No, allora, la brillante sinossi che il professore ha fatto del pensiero filosofico relativo al concetto di tempo così come inteso dai filosofi mi è piaciuta, e Chiara ha fatto vedere la varietà di concezioni più strane. Volevo solo evidenziare che i filosofi parlavano del concetto di tempo da 2000 anni prima che nascesse la scienza, che è nata nel 1600. Quindi si sono impossessati di questo concetto, che attraverso pur le varie interpretazioni
sono concezioni basate sull'uomo, sull'esperienza umana, quindi con una visione antropocentrica, quindi una sensazione. Lui ha parlato di distensio animi, ha parlato di immagine dell'eterno e dell'infinito, quindi collegando il tempo a dei concetti immateriali come l'infinito, l'eterno e l'anima, che poco hanno a che fare col concetto che noi abbiamo di tempo oggi. Quando ho cercato il concetto di tempo in Bergson sul libro in inglese, cercavo time e non l'ho trovato, perché in inglese il concetto di tempo per Bergson e per gli altri viene tradotto con duration perception. Quindi è solo l'italiano che con la parola tempo ci mette dentro anche il tempo atmosferico, il tempo musicale, la velocità con cui si esegue un pezzo, cioè è una parola multiforme. E questo l'ho contestato anche a Giorello e mi ha dato ragione, è una parola per la quale oggi si contrabbanda con la stessa parola due concetti sostanzialmente diversi. E il problema non è quale dei due siano giusti, tutte e due hanno una loro valenza, perché giustamente mentre la scienza vuole prescindere dalla soggettività della singola esperienza, la filosofia vuole tener conto di questa ricchezza che è data proprio dall'esperienza umana, che poi sia generale o particolare, quello è un altro discorso. Quindi quello che volevo evidenziare, che gli stessi scienziati fino al 1600 con Galileo, neanche Newton e neanche Cartesio, nelle formule di Newton non c'è l'espressione del tempo, nelle formule di Cartesio unisce la geometria con l'analisi, ma non c'è l'espressione del tempo. Il primo che mette in una formula il tempo è Galileo con la legge del pendolo. Quindi tutto ciò che riguarda la misura, e lui ha giustamente detto, il tempo non si può misurare, io ho una sensazione, però gli scienziati lo misurano. E la legge fondamentale della fisica dice che una grandezza fisica è sufficientemente definita quando è definito un modo per misurarla. Quando io oggi sono in grado di misurare un miliardesimo di secondo, non misuro la distensio animi, non misuro l'immagine dell'infinito, misuro qualcosa di concreto che è la velocità con la quale un fenomeno naturale evolve. Perché evolve? Non perché esiste il divenire, ma perché in natura nulla è in equilibrio. E tanto più lontani si è dalle condizioni di equilibrio, tanto veloce è l'evoluzione. Noi prendiamo per fisso, per immobile, per eterno, ciò che varia molto lentamente. Per esempio, la posizione delle stelle fisse. Ok? Però questo non significa che quello che noi misuriamo deriva da caratteristiche naturali, ma questo è un fatto scientifico che non tocca minimamente quello che ha detto il professore. Stiamo parlando di due cose diverse. Tanto di cappello al tentativo dei filosofi di dare delle spiegazioni, che però quando io leggo in Kant che il tempo e lo spazio sono due categorie trascendentali, concetti fondamentali e in quanto tali indefinibili, non mi dice niente, anche se so che Kant è stato il più grande pensatore dell'epoca moderna, cioè non ci faccio niente con questa definizione, concetti primari indefinibili, non mi aiuta a capire che cos'è il tempo se non nell'accezione filosofica di esperienza personale. Allora, l'ho precisato all'inizio, quindi lungi da me voler svilire, sto dicendo semplicemente che parliamo di due cose diverse. In questa sede è giusto parlare del tempo nella accezione scientifica che ha brillantemente illustrato il professore. Basta che non si faccia. Vuoi dire filosofica? Filosofica, scusa. Sì. Cosa ho detto? No, filosofica, chiedo scusa. Ogni tanto mi lascio prendere. Quindi grazie dell'illustrazione che dà una sensazione di quanto difficile sia stato nel tempo, con le conoscenze locali, cercare di astrarre un concetto che sicuramente è immateriale. Il tempo non si tocca, non ha una sua ontologia. Ciò nonostante lo si può misurare come si misura la distanza dell'orizzonte, anche se l'orizzonte in sé non esiste. Questo volevo dire.
No, vorrei dire, Roberto, ma domenica scorsa Salvatore Natoli ci ha spiegato bene la differenza che c'è tra la visione aristotelica del tempo e la visione scientifica moderna nata con Newton. Cioè, per Aristotele, appunto, il tempo era il mutamento della materia, della natura che ci stava attorno, la serie di accadimenti esterni, no? E non, secondo Aristotele, non esisteva tempo se le cose fossero state immobili. Certo. Ecco. Allora, la grande rivoluzione scientifica rispetto al pensiero di Aristotele è appunto questa, quella di dire, no, esiste un tempo, e questo tempo tu hai aggiunto adesso, è misurabile, no? Il miliardesimo di secondo e via dicendo, esiste un tempo indipendentemente dal mutare, certo, delle cose. No, dalla percezione dell'uomo, perché può essere misurato dalle macchine, quindi non è più soggettivo. Ok, quando... può essere misurato, ma le macchine chi le ha create? Non ha importanza, certo. non c'è la soggettività, una macchina progettata in modo tale che tutti sanno come è progettata, legge lo stesso valore di tempo indipendentemente dalle passioni. Okay, non voglio creare una contrapposizione, voglio solo dire che probabilmente tu leggi la parola anima, no? Usata dai filosofi, usata oggi dal professore, come se fosse l'anima donata da Dio come il momento della creazione. Ed è quella che ne è esclusa. Ma dire l'anima di un uomo significa che senza l'uomo, di questo io sono convinto, il tempo non esisterebbe. Non è vero. Non c'è un tempo oggettivo. Non è vero. Non ha senso. Non ha senso. Perché se anche le macchine riescono a misurare un tempo che esiste indipendentemente dall'uomo, secondo te, queste macchine sono state create da loro. Non è vero. Che misurano semplicemente dei fenomeni. Quando si fa... Facendoci la lei. Se vuole parlare. No, io volevo parlare di Proust, sì. No, raccogliamo, dato che c'è poco tempo, raccogliamo tutto. No, volevo sapere, per capire meglio, il suo discorso sarebbe il fatto che il passato può vivere nel presente, perciò il tempo non passa praticamente nel Proust. Cioè, vivere nel passato, una memoria del passato, vivendolo vivacemente come fa Proust, può creare il presente, perciò il tempo non passa. Volevo capire meglio. Poi io rispondo a tutte, quindi rispondo anche a questo. Allora, comincio da quest'ultima. No, che la capacità di ridestare parzialmente, di rimemorare ciò che è stato, appunto appartiene alla coscienza. Agostino appunto parla del presente, del passato, abbiamo detto. Quindi Proust fa qualcosa di diverso, di più. Analizza le esperienze di cesura nel continuum della vita quotidiana, le esperienze di cesura, le esperienze che si possono potenziare, che accadono da sole e che però possono essere potenziate attraverso l'esercizio cosciente di fare il vuoto dentro di sé, dice. Dove c'è la Madeleine, lui resosi conto, capisce che si ricordava i biscotti che gli dava la zia da bambino che gli piacevano, e a quel punto non si accontenta, per capire di più fa il vuoto, e facendo il vuoto si ricorda anche altre cose, no? Queste cose non è il passato riformulato da noi, ma il passato che fu un qualcosa che fu e che ancora, e che grazie a un'amnesia, a una distrazione, a una cesura, a una sofferenza esistenziale, a un lutto, sì, perché queste esperienze tornano, il lutto per la morte di Albertina, anche questo lutto produce, e ritornano in questi momenti, ecco che ritorna, uno scheggia, torna lì. E questo cosa, uno prima lo tocca, due lo stupisce,
3 gli fa capire che noi non siamo totalmente temporanei in questa esperienza. E perché? Perché questa esperienza produce intelligibilità. Nel caso di Svan, quella frase musicale riascoltata gli fa capire che non ama, perché ha amato Odette, perché non l'ama più, e decide lì di sposarla. E quindi gli fa prendere anche una decisione che sia giusta o sbagliata, comunque la decisione di Svan. Ecco, quindi produce intelligibilità e produce azione. Nel caso della Madeleine, il narratore, che veniva fuori da anni di depressione, di paresse, no, decide di svegliarsi e scrivere, capisce subito che il tempo non basterà. E infatti lui, l'angoscia sua nel morire nel 22, che il romanzo era incompiuto, tre volumi usciranno postumi dopo, no? Lui lascia un romanzo in gran parte inedito e non completamente compiuto, ma no, avrebbe voluto lavorarci ancora. Il tempo non sarebbe bastato, il tempo non gli bastò, in effetti. E quindi questo è. E quindi il passato è vero perché fu e da qualche parte continua a essere. Dove noi lo cogliamo? Nell'esperienza d'essenza. L'esperienza d'essenza è l'esperienza della bellezza, è l'esperienza dell'amore, è l'esperienza di qualcosa che è custodito, serbato nella nostra memoria. Quel campanile di Martin Luther, che sia o non sia decrepito, nella memoria c'è. Quei posti ci sono. Dico anche che il Grand Hotel di Balbec, che non era Balbec, era un altro nome, questa località non mi ricordo mai il nome, in Normandia, non l'hanno demolito perché era da demolire, in quanto i costi della ristrutturazione erano enormi. E avevano deciso la demolizione, ma i prussiani hanno fatto una PCC e l'hanno salvato. Il Grand Hotel di Balbec continua a esistere perché quello della memoria è indistruttibile. Allora questo qui, spendiamo un po' di soldi, quindi il Grand Hotel di Balbec c'è ancora grazie a Proust. Quindi la memoria tiene vivo poi anche un edificio di mattoni. Quanto riguarda, capisco quel che dici, allora qui c'è un problema. La soluzione più facile è dire separare completamente il tempo cosmico dal tempo della coscienza. È una soluzione che fu quella di Sartre, ma non di Merleau-Ponty, fu quella di Fichte, ma non di Schelling e di Hegel, fu quella in parte forse di Benjamin, ma non quella di Ernst Bloch, il quale sosteneva che un'intensività del tempo vi deve essere anche nella natura, e quindi la natura deve avere una sua trama teleologica nascosta rispetto a cui individuo, essere umano e natura possono essere due compagni di viaggio, ciascuno dei quali ignora la propria essenza e quella dell'altro, ma sa che è un cammino solidale che si deve fare insieme, la natura quindi come alleata dell'uomo. E allora, dato che l'intensività, diceva Bloch, del tempo nella coscienza è quello, vi deve essere anche un'intensività nello spazio della natura. E quindi non solo un Nunkstanz, uno Jetzeit, come dice Benjamin, un istante, no? L'istante, lo squillo di tromba del Fidelio, puniamo, l'istante, dice Bloch, l'istante dove noi, un individuo, si sottrae al suo continuum, cambia coscienza, prende un impegno e dice incipit vita nuova, ma anche nella natura. E per trovarlo fa riferimento a Meister Eckhart, che il concetto di Nunkstanz aveva elaborato. E cita questo passaggio da una predica di Meister Eckhart sull'incarnazione di Gesù, no? E dice: quel che il cielo non poté contenere, il figlio di Dio, lo contenne il grembo della Vergine Maria. E lui dice: questo, per non essere una superstizione, implica una concentrazione, che sia possibile uno spazio intensivo concentrato, che è ovviamente il tramato di tempo intensivo, e quindi è che diventa base dello spazio utopico. Lo spazio utopico è basato da uno spazio intensivo. Questa è l'idea di Bloch.
faccio presente che l'architettura queste cose le ha, l'architettura del Novecento, gli spazi e i non spazi sono appunto cose che ha questa lezione ha lievitato anche nell'architettura, che appartiene alle scienze umane per un verso, appartiene alle scienze naturali, l'architettura per l'altro verso, è un sapere, dice. Grazie.